Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, nuovo video vlog. Guarda che grigio, come state? Spero bene. Allora, parliamo perché prima di tutto mia nonna sta riposando. Spero che non ci siano interruzioni perché sto provando a registrare già prima e non ci sta riuscendo, quindi vediamo un po'. Adesso allora mi trovo in cucina e ho voluto registrare qui in cucina. Io non so cosa ne uscirà fuori, giuro. E niente, quindi prendetelo così per come va questo video, sperando che si senta e si veda bene. E nulla, mi trovate in vestito con queste bretelle un po'. No, non vuol dire un po', semplicemente fini, perché si muove da caldo, si muove troppo di caldo. Quindi ho detto, perché non fare un video con le mie ragazze di YouTube? E nulla, ed eccomi qua. Nel frattempo ho già mangiato, ho preso un caffè, mi sono anche lavato i denti. Ciao. E adesso penso che tra poco ne vado in camera a cambiare riposino, ma non ho molto sonno, vabbè. E niente, ho sti capelli che sembrano imbecille, vabbè, c'è caldo. E niente, quindi non lo so, non so neanche se riesco, se riuscirò a continuare a fare video vlog, ma vabbè, dettagli. E nel frattempo abbiamo mangiato il minestrone, mi sta facendo. Ieri mi ho provato un prodotto nuovo, forse non è nuovo per voi, però per me sì, ed è un siero all'acido ialuronico della Vichy, molto buono, mi è piaciuto tantissimo. Poi casomai ve lo faccio vedere se riesco, tempo permettendo. E nulla, si vede tutto qualcosa di strano qui, ma non è di strano, sono solo le cuffie, vedete le cuffiette? Da qui. Parla, sto cane, mamma mia. Avete fatto riposarmi? Sì. Ci vediamo dopo dai. Per un'altra chiacchierata. Non lo so, non ho idea di cosa parlarvi, però. Ah, qui mi sono guardata forum, anche se non mi può interessare. Però vi faccio vedere tutte le cose che sto provando in questi giorni, anche se le uso poco perché non sono costante, già ve l'ho detto spesso. Che non sono costante, però le uso. A dopo dai. Allora, ragazzole mie, scusate un po' per il mood casalingo, ma mi sono appena alzata dal letto. E niente, vedete questa coroncina così di capelli, ma fa troppo caldo e prima ero inguardabile, come ero, vabbè, lasciamo, solvoliamo che è meglio. E allora, mia mamma si è appena alzata, forse è un po' riuscita a dormire, non saprei. E adesso finalmente posso alzare un po' la voce. Comunque, niente,
Volevo far vedere un po' i prodotti che sto utilizzando in questo ultimo periodo, quei prodotti, più che altro qualche campioncino che sto utilizzando per il viso e anche per il corpo. Alcuni non li ho aperti, ma sto utilizzando solo alcuni per il corpo, cioè per il viso più che altro. Vi faccio vedere un attimo, solo torno subito. Allora, e rieccomi dunque. Uno è per il corpo, ma lo uso anche per l'ascelle, più che altro per l'ascelle, ed è questo qua della Dove, ed è molto buono, ed è il cocomero, ed è Go Fresh, molto buono, mi sta piacendo e lo preferisco agli altri deodoranti. Vabbè, tanto quando termino questo ne ho un altro di scorta, che è sempre della Dove e sa di saponetta, quindi mi piace tanto e lo adoro. Poi, che dire, ha una profumazione fantastica. A mia nonna è piaciuto un casino. Io non so perché con il nuovo. Ah, ho capito, mi devo muovere il piano. Oh, vabbè, la telecamera non è il massimo. Boh, vabbè. E niente. Profumazione fantastica. E non lo so cosa dirvi. Mi piace troppo. Quindi, allora ce n'è 50 € di prodotto per un paio di. Quanti mesi? 24 mesi, può essere, aspettate un secondo. Sì, mi devo togliere gli occhiali. 24 mesi, ho dovuto sforzare un po' la vista. Però sono 24 mesi di Pau, sì. 24 mesi di Pau, Go Fresh al cocomero e antitrasparenza, ovvero non traspare, e antialone, appunto, come diceva, al cocomero verde. Buonissimo, vedete? Cioè, allora, è in roll-on, come potete ben vedere. Questo è roll-on e mi piace un botto. Poi, per non stare lì mezz'ora a parlare di questo, passiamo ad altro. Vichy. Vichy è un siero che sto utilizzando del laboratoire della Roche-Posay, no, Vichy che dico, della Roche-Posay Laboratoire, laboratori. È molto buono, me l'ho passato, ho fatto, allora, prima l'ho spremuto sulle dita delle mani, sui polpastrelli, poi ho fatto così e me l'ho passato su tutto il resto del viso. Molto buono. Ha una profumazione che non saprei, però mi piace, è strabuono. E come campioncini sto usando, aspettate un attimo solo che. Dunque, come campioncini sto utilizzando sempre questo che vi ho fatto vedere, poi questo della Roche-Posay sempre. Solare, protezione solare a 50 più. Poi cos'altro c'è? Eucerin, mi piace un casino. Eucerin ed è strabuono, perché no? Roche-Posay B3, non so cosa sia. Serum, anche questo è buono e mi sta piacendo un botto. Non lo uso, non li uso tutti, ma piano piano ci arriverò, giuro. Poi photo correction, non so cosa sia. Penso che sia per correggere le occhiaie, non saprei. Sto leggendo perché non ne ho idea, sinceramente. Boh. Allora, vediamo un po'. Se c'è italiano qua. No, non vedo italiano, boh, che strano. Non vedo l'italiano, ragazzi, credete? Boh, aspettate un secondo, un attimo solo. Ed ecco, mi sono tornata. Allora, ragazze mie, praticamente questo dovrebbe essere forse un correttore, un fotocorrettore, non so come dirlo in italiano, comunque siamo capiti. Per il giorno, appunto, 50 SPF UV, e appunto dovrebbe essere quello che è un correttore, un qualcosa. Poi qua un altro campioncino, lo stesso di che cosa? Olio di trattamento rigenerante viso e corpo e capelli. Questo lo devo ancora provare. Ci arriverò a provarlo, giuro, perché non lo so ancora cosa riuscirò a fare. Rigenera, rimpolpa la pelle,
Fortifica, nutre i capelli. E revitalizza, appunto. Niente, ragazze, questo è quello che vuoi vedere. Questo cos'è? Questo della Vichy. Serum. E nulla, quest'altro invece, lip, all'olio d'oliva, sì, con estratti di elicriso dalla proprietà antinfiammatorie. Dovrebbe essere buono questo, sì, senz'altro. 100 ml di prodotto per un po' via di 12 mesi, buono questo. Lo proverò questo, senz'altro, poi vi faccio sapere al prossimo giro. Che farò altri video poi non so cosa altro tirarvi fuori, attendete un attimo. Allora, stessa identica cosa, qui c'è un Vichy collagene special SPF 25, stessa cosa, un siero tocca il collagene, buonissimo dovrebbe essere, me lo suppongo io, poi perché ci serve la sporra, non lo so, vabbè. Un'ultima goccia di questo dei capelli, olio per capelli, molto buono. Garnier ultra dolce, l'olio è meraviglioso, olio d'argan e di camelia, nutre, protegge, sublima i capelli secchi e spenti o spinti. Questo ce n'è 150 ml per un paio di 18 mesi, sì. Vedete? Buono, buono, buono. Mi ha fatto veramente i capelli più lucidi. Belli setosi, belli morbidi, perché anche uso tanti shampoo e balsami per far sì che la cute sia bella pulita, fresca e soprattutto bella, come devo dire, strong, bella forte, bella pulita, bella, non so come spiegarmi, ma spero di essermi fatta capire abbastanza bene. Se ciuffi non li sopporto più, ma vabbè. E niente, questo era tutto. Adesso io qua rimetto tutti a posto, rimetto e vi faccio vedere il mio outfit da casalinga. Lo so che l'avete già visto, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Aspettate un secondo. Allora, vediamo un po' se si vede di più, così sì. Dunque, questo è il mio vestitino, non so cosa si riesce a vedere, però è quello che appunto sono riuscita a mettermi in primo piano nel video di oggi. Questo è il mio outfit da casa, spero che vi piaccia. È bello, non mi dispiace per niente, è comodo, è fresco, non fa avere troppo caldo perché anche mi dà più aria, più che altro, nel senso che aria non nel senso di aria importanza, no, nel senso che mi fa sentire più fresca, più senza avere. Ci siamo capiti. Sto comoda con questo vestito, sto bene e non ho caldo, appunto, è fresco, è bello morbido, bello morbido, basta. Esploratevelo più là. Vedete? Non so cosa si vede da dietro. È bello, vero? Fatemi sapere sotto i commenti cosa ne pensate. Questo ce l'avevo da quando ero più o meno adolescente, ma ancora nada da nada. Non mi andava bene e quindi adesso mi va bene. Perché sono, grazie a Dio, più o meno si può per dire, grazie a Dio, che sono ingrassata, però almeno mi sta bene. Poi questi giorni farò altri video, vario un po' a video, oltre che video che riccio, farò video se riesco, perché non lo so, di ginnastica. Non lo so, vediamo, magari vado a tempo, non lo so, vediamo. E farò un video di ginnastica, ok? Vabbè, niente. Non vi prometto nulla perché non lo so cosa riuscirò a promettervi, però vabbè. Nel frattempo, vedete, il letto è disfatto, però. Ah, questo che vedete in primo piano è il cavalletto, cioè il bastone del serpe, perché prima eravate agganciate lì e nulla, quindi niente. Sì, adesso mi vedete un po' asciutta, non vedo tanto, aspetta, mi metto un po' alla luce. Eccomi qua, allora qua sono dietro le mie spalle, ciao, mi vedete a me.
col cocunzolo, ovvero con questo cipollotto. Si sta leggermente bene, sono più fresca così perché si sta meglio e soprattutto sto più fresca, appunto. Quante volte ho detto appunto? Non lo so, contatele. E niente, allora, praticamente oggi non so quanto ha dato di caldo, aspettate che guardo. No, non lo dice, vabbè, non importa, perché da qua non posso guardare. Quanto dati di caldo, vabbè, dettagli. Se accendo il computer non lo so perché non ho idea di quanto dia di gradi, ma vabbè, dettagli. Tanto mi si sta scaricando la batteria del telefono, meno male che non siete andati via, nel senso che non si è spostata la registrazione, non è andata via la registrazione. Cosa dirvi? Praticamente nei prossimi video vedrete altri video su aggiornamenti per quanto riguarda la mia skincare, il mio outfit e tutto quello che mi interessa a me dirvi. Farò anche un video reaction, non saranno adesso, non saranno chissà che reaction, però reaction di qualche video che voi non vi aspettate, non lo so, vediamo. Magari a voi possono interessare, magari no, non lo so, vediamo. Tanto per vedere un po' di video. Ciao ragazzi, a presto. Vi rimando il video mio che dici dell'altro di questi giorni precedenti, che precedono questo. Non so come dire, recente, comunque, ci siamo capiti. Vi linko qua se toccate la mia mano nel video, vabbè, scusate, se toccate la scheda. Vi appare questo video che è felice, che adesso non mi ricordo che video metterò, ma se mettete la mano qua, cliccate con la freccellina qua, cliccate un altro video. Se vi va, guardate questo. Oppure vi consiglio il canale della Anna Magni. Ok? Andate da lei oppure andate da, non lo so, dalla bambina mal cresciuta o da Sofia e Papi, da chi vi va a voi, basta che guardate i nostri video, ok? Ciao, un bacio, a presto. O dalle Martinos, ciao 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 ciao. Iscrivetevi, ciao.